oltre 2.000 ragazzi da tutta Italia a Roma per Segni nel Tempo, nella paziente opera di intrecciare fede, vita e pensiero. Sono arrivati nella capitale da tutte le diocesi italiane i responsabili dei cammini formativi dei giovani e dei giovanissimi dell'Azione Cattolica Italiana. Momenti di riflessione e di fraternità, questa mattina anche di grande festa in aula Paolo VI, culminata con l'incontro con Papa Francesco in udienza privata. Una bellissima giornata di racconti, di amicizia, dove il Papa ha sottolineato anche la necessità di ripartire dalla parrocchia, di rilanciare la vita nelle parrocchie, proprio con l'obiettivo di fare delle parrocchie dei luoghi dove si possa respirare ancora di più l'annuncio e il profumo del Vangelo. Ma ascoltiamo un passaggio di questa mattina di Papa Francesco. Questo è molto importante, imparare attraverso l'esperienza che nella Chiesa siamo tutti fratelli per il battesimo. Che tutti siamo protagonisti e responsabili, che abbiamo doni diversi e tutti per il bene della comunità, che la vita è vocazione, seguire Gesù, che la fede è un dono da donare, un dono da testimoniare. E poi ancora che il cristiano si interessa alla realtà sociale e dà il proprio contributo, che il nostro motto non è me ne frego, no. Ma mi interessa. E nel pomeriggio, dislocati in più punti del territorio di Roma, si sono svolti i mini convegni tematici che hanno messo a tema legalità, cultura, sport, tempo libero, scuola, università, un modo per aiutarci a rileggere la complessità del tempo che stiamo vivendo in ordine proprio ad un discernimento sulle buone prassi da intraprendere perché i giovani possano incontrare il Signore dentro questi spazi della vita. Domani l'appuntamento conclusivo, la celebrazione eucaristica presieduta dall'assistente generale Monsignor Gualtiero Sigismondi, le conclusioni e il rientro ciascuno nelle proprie diocesi. Un momento che non vuole chiudersi qui, ma che vuole essere un grande inizio di un processo di riflessione che continuerà poi in ogni ambito a livello diocesano.